Ok, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come inserire quei grafici che vedete sempre nei video di benchmark oppure grafici riguardo alle temperature e FPS nei giochi. Quindi in questo caso il software che ci servirà per mettere questi grafici. Conosco solo questo software, conosco solamente questo. Poi ho visto altri software che hanno uno stile diverso, quindi in questo caso non ne ho idea che cosa usino gli altri youtuber. Quindi in questo caso il software che vi presento è AmSci Afterburner, un software che tutti dovrebbero avere sul PC perché è molto fondamentale averlo, perché questo software controlla la nostra GPU, la nostra scheda video, la overclock, si concentra soprattutto sulla temperatura, sui frame e altro. Quindi in questo caso lo apriamo e cominciamo a settarlo. Ok, come potete vedere a destra questa è la temperatura della mia scheda video e questa invece la memoria e anche l'overclock della scheda video. Allora, cosa faremo? Andremo su impostazioni, grafici, eccoli qua, e come potete vedere sul grafico c'è la temperatura GPU, utilizzo GPU, quindi in questo caso se io per esempio schiaccio questo qui uscirà questo, ok? Facile. Io ho messo solamente la temperatura GPU, utilizzo GPU, utilizzo FB e adesso come potete vedere la potenza, la velocità dell'evento, la temperatura della CPU, quindi tutto ho inserito. E adesso vi faccio vedere. Premo un attimo ok. Vado un attimo su Minecraft, tanto lo apre subito per farvi vedere una cosa. Ok, allora, come potete vedere in alto a sinistra ci sono i grafici, quelli fondamentali che io ho impostato, quindi la GPU, CPU e poi gli FPS. Adesso vi faccio vedere una cosa. Guardate con attenzione, guardate come si spostano gli FPS, come si muovono, come si alzano e tutto. Quindi anche la temperatura della CPU, il gatto che urla, vediamo. Allora, chiudo tutto. La CPU, mamma mia, non la capisco proprio, Non ci fate caso alla temperatura perché io non ce la faccio più a vedere qui 80-81 gradi. E gli FPS invece non lo so, sembra... C'è la virtualizzazione attiva, un attimo. Grafica visuale no, FPS massimi, ecco qua, ok, quindi 61, che si è fermato, 67, guardate quanta RAM sta usando Minecraft. Adesso proviamo Minecraft senza shaders, non shaders, perfetto. Faremo un botto di FPS, ma parecchi, quindi ecco, visto, ok, ma non solo su Minecraft potete far vedere questi grafici. Adesso sto registrando, quindi sta riprendendo soprattutto i grafici in alto a sinistra e potete fare, cioè potete usare questi grafici dappertutto, quindi in ogni software che utilizza la GPU, la CPU, anche Blender, lo sapete? Anche Blender, sì, anche Blender. Quindi usciamo un attimo da qua, esci dal gioco, perfetto, chiudi tutto, impostazioni, grafici. Ok, qui possiamo cambiare il colore del testo, quindi in alto a sinistra, come avete notato, è di colore arancione. Noi possiamo anche cambiarlo,
grafico a colori stratificato, quindi in questo caso io rimango tutto così com'è, non faccio niente. L'unica cosa che mi interessa sono i grafici, eccoli qua, temperatura e così via. Mi raccomando, non mettete tutto, se no i grafici arriveranno fino a qui e non potete neanche vedere il gioco, quindi in questo caso sconsigliato, soprattutto su Warzone, sì, sconsigliato. E, ok, per impostarli basta fare così, togli, metti e poi applichi, ok? Perfetto. Quindi un breve video, quindi grazie a tutti per questa visione. Se avete bisogno di qualcos'altro, chiedete, non esitate a commentare, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, iscriviti e seguimi anche su Twitch. La sera facciamo i colpi su GTA 5, colpi a casino, rapine, soldi, un botto di soldi. Live, cioè una cosa fantastica facciamo la sera. Quindi grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ciao!